Ragazzi, oggi faccio questo video, ve l'avevo già annunciato nel video precedente, quello nel quale spiego cosa acquistare per avere un kit base di make up. Se non l'avete visto e vi può interessare, ve lo lascio cliccabile qui sopra. Appunto, oggi faccio il video su come orientarsi nel mondo dei pennelli, quindi come sceglierli e a cosa servono, ma soprattutto a cosa servono le varie forme. Faccio questo video perché mi è stato richiesto diverse volte, ma in particolare da Irene Curigliano, la ragazza che me l'ha richiesto su Instagram. Ti mando un bacione, mua! Possiamo dividere i pennelli in due grandi categorie, quindi pennelli per viso e pennelli per occhi. Esistono anche quelli per le labbra, ma diciamo vengono utilizzati molto di meno rispetto ovviamente a quelli per il viso e quelli per gli occhi. Oggi non riesco a parlare. Di pennelli ne esistono sia di setole sintetiche sia di setole naturali. Quelli di setole sintetiche lavorano meglio con le creme, quindi fondotinta, correttori, ombretti in crema. Quelli invece con le setole naturali lavorano meglio con tutte le polveri, quindi terre, blush, illuminanti e ombretti. Non è necessario ovviamente avere pennelli a setole naturali, anche se lavorano meglio per le polveri, non significa che quelli sintetici non facciano il proprio lavoro, anzi, ormai ci sono veramente dei pennelli sintetici fantastici. La cosa che consiglio in assoluto è quella di non fermarvi alla descrizione del pennello. Quando acquistate i pennelli, sempre, praticamente ovunque, se non sul pennello stesso, c'è scritto per cosa deve essere utilizzato, quindi magari su un pennello c'è scritto pennello per sfumatura, ma in realtà se voi quel pennello lo volete utilizzare per applicare l'illuminante e per applicare la cipria, potete farlo tranquillamente. Cercate magari di seguire la descrizione del pennello se non sapete veramente per cosa possa essere utilizzato, però poi se una volta acquistato vi trovate bene ad usarlo per qualsiasi altra cosa, fatelo tranquillamente. Detto ciò, di pennelli ne esistono veramente ormai di tutte quante le forme e capire per cosa vanno utilizzati risulta magari un po' difficile. Cerchiamo di capire un attimino come lavora un pennello in base a come è fatto, in modo che una volta che avete il pennello davanti potete riuscire a capire da sole a cosa serve. Tenete a mente che più le setole sono lunghe e più sicuramente il pennello risulterà morbido e probabilmente sarà appropriato a creare una sfumatura o comunque ad applicare il prodotto in modo soft e sfumato. Stavo facendo cadere tutti i pennelli. Più ovviamente le setole sono corte e più sfumare il prodotto sarà difficile. Allo stesso tempo, più le setole del pennello sono larghe e poco dense e più il pennello sfumerà in modo ampio, più invece le setole sono compatte e dense e più sicuramente quel pennello sarà adatto o a delle sfumature molto molto precise come andare a scurire l'angolino dell'occhio, oppure se un pennello è piatto con le setole molto molto dense sicuramente quel pennello sarà adatto per andare a pressare l'ombretto, non per sfumarlo. Vi faccio vedere la differenza. Sicuramente un pennello del genere con le setole lunghe e morbide sarà adatto ad una sfumatura. Un pennello del genere ha comunque le setole lunghe e morbide, ma sono molto molto compatte. Quindi sicuramente con un pennello piatto come quello che può essere questo qui, che è il 242 di MAC, non potrò andare a realizzare una sfumatura come potrò fare con questo qui bianco, che invece è il famosissimo 217 di MAC. Dobbiamo analizzare anche un'altra cosa per capire come lavora il pennello, e cioè come sono tagliate le setole. Se le setole sono tagliate scalate, come questo pennello qui, lo vedete che è fatto a punta, significa che il pennello lavorerà praticamente su tutta questa superficie. Quindi diciamo, dove c'è la scalatura delle setole del pennello, lì è dove il pennello lavora e dove rilascia l'ombretto. Questo pennello qui ha le setole scalate da questo punto, quindi da praticamente già quasi la punta. Quindi significa che con questo pennello risulterà sicuramente più difficile lavorare in modo piatto, ma questo pennello è stato realizzato più che altro per lavorare con la punta, mentre questo pennello che ha le setole molto molto più scalate sicuramente si può utilizzare anche in modo più piatto perché sfumerà e rilascerà il prodotto per tutta la lunghezza della scalatura delle setole. Ovviamente questo non significa che questo pennello non può essere utilizzato di piatto. Spessissimo io lo faccio quando voglio applicare un colore in modo molto molto leggero su tutta la palpebra mobile. Però ovviamente se le setole qui davanti sono tutte della stessa lunghezza, significa che dalla base fino a dove inizia la scalatura il pennello non rilascerà prodotto, perché comunque qui c'è tutta la lunghezza delle setole, ma
il pennello lavora su questa parte. Ovviamente più i pennelli sono ampi e più si allargano quando li appoggiate sulla pelle e più andranno a lavorare su una zona ampia. Più sono stretti e compatti e più lavoreranno in una zona ristretta. Più il pennello è grande, magari più adatto per realizzare sfumature o comunque un trucco nella parte superiore dell'occhio, più è piccolino, come può essere questo, come può essere questo, più è adatto per realizzare il trucco nella parte inferiore dell'occhio. Capite anche da sole che realizzare una sfumatura con un pennello così grande nella parte inferiore risulta difficile, a meno che ovviamente non vogliate realizzare una sfumatura molto molto ampia nella parte inferiore, ma se volete tenervi vicino alle ciglia con questo pennello è praticamente impossibile, a meno che non lo utilizziate soltanto pulito o scarico di prodotto per andare a sfumare quello che già avete applicato sull'occhio con un altro pennello, o magari potete utilizzarlo per sfumare una matita o un ombretto in crema che avete già applicato sull'occhio. In quel caso il pennello va semplicemente ad allargare il prodotto che già avete applicato. Lo stesso concetto è valido anche per i pennelli viso. Come vedete, questo pennello qui è scalato da praticamente quasi la base fino in punta, quindi significa che io questo pennello lo posso utilizzare sia di punta, ma anche utilizzandolo in questo modo sicuramente mi va a diffondere bene il prodotto. Più il pennello è fatto a punta e più utilizzato in questo modo, quindi di punta, tenderà a concentrare il prodotto qui. Quindi sicuramente se applicate una terra con questo pennello e la mettete qui sotto lo zigomo, il prodotto risulterà più carico nella parte dove passate la punta del pennello. Mentre magari se utilizzate un pennello del genere sempre per applicare la terra e lo utilizzate in questo modo, sicuramente il prodotto verrà diffuso in modo uniforme su tutta la superficie che tocca il pennello. Anche questa volta voglio farvi vedere, le setole sono scalate da questo punto qui. Praticamente questi due sono come se fossero i pennelli che vi ho fatto vedere prima per gli occhi. Quindi il Blush Brush di Real Techniques rappresenta il 228 di Zoeva, e questo pennello qui, che è un pennello vecchissimo di Zoeva che non fanno praticamente più ma che ancora lavora benissimo, rappresenta il 217 di MAC, oppure stesso pennello lo fa anche Zoeva ed è il 227. Qui vediamo le setole scalate quasi dalla base fino alla punta, qui invece vediamo le setole scalate solo nella parte superiore del pennello, quindi significa che questo pennello non lo possiamo utilizzare di piatto semplicemente perché in questa parte qui non rilascia prodotto, ma lo rilascia semplicemente dove c'è la scalatura delle setole. Di pennelli ne esistono veramente di tutte le varianti, esistono quelli angolari, i duo fibre, esistono questi qui per il contouring a punta, ci si può applicare anche la cipria, ci si può applicare quello che volete, quello che più preferite. Il duo fibre è un altro esempio di pennello che lavora su una superficie molto molto ampia, perché il duo fibre, come dal nome, ha due fibre, quindi due lunghezze di setole, una più corta e una più lunga. Le setole più corte sicuramente tendono a rilasciare più prodotto ed applicarlo in modo più consistente, invece le setole più lunghe, quindi sono di meno rispetto a quelle corte, vedete qui, forse lo vedete, sicuramente tendono a diffondere in modo più leggero e a sfumare di più il prodotto rispetto a quelle corte. Quest'altro pennello è un altro esempio, questo è un flat kabuki, è sporco perché l'ho utilizzato. Questo qui è un pennello che potete utilizzare per farci praticamente quello che volete, se vi ci trovate bene ci potete mettere anche la cipria. Io lo utilizzo per il fondotinta e questo è un pennello che va utilizzato in questo modo. È impossibile utilizzare il pennello sulla superficie laterale perché le setole sono tagliate in modo netto, quindi il pennello lavora dove le setole sono tagliate, in questo caso sulla superficie piatta del pennello, quindi sicuramente dovrò utilizzare il pennello in questo modo. Per quanto riguarda le sopracciglia, il pennello che vi consiglio di utilizzare è sicuramente un pennello angolato, anche in questo caso il pennello ha le setole tagliate solo sulla superficie più sporgente, diciamo, del pennello, quindi anche in questo caso il pennello lavorerà in questo modo, mai così. Con il pennello angolato, anche se le setole sono tagliate solo in questa parte, riuscite comunque un minimo a sfumare, quindi se voi prendete con un pennello del genere un ombretto e ci fate una riga di eyeliner, tirando in questo modo, un pochino il pennello si trascina via l'ombretto, quindi
sicuramente una mano più esperta riesce anche a far sfumare l'ombretto ad un pennello del genere. Però se non avete mai utilizzato gli ombretti, iniziate prima ad imparare a utilizzare il pennello, diciamo, in un modo basilare, e poi piano piano sperimentate e vedete come vi trovate meglio. Stesso pennello angolato può essere utilizzato anche per l'eyeliner, oppure per l'eyeliner può essere utilizzato un pennello a punta. Questo qui è un pennello da pittura che avevo comprato in un negozio, non mi ricordo neanche dove. Potete utilizzare anche i pennelli da nail art. Il pennello angolato sicuramente crea una riga leggermente più spessa rispetto a quello da nail art o quello a punta. Di pennelli ormai ne fanno veramente di tutte quante le forme, quindi sta un po' a voi sperimentare e vedere quale tipologia di pennello, quale forma di pennello si adatta di più alla vostra manualità e al trucco che realizzate solitamente. Spero tanto che questo video possa esservi utile. Come al solito, se avete delle domande lasciatemele scritte qui sotto in un commento. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicione all'insù. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!